Buongiorno, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, di Castelfrentano, è domenica 4 marzo 2018 per l'ottava giornata di ritorno del campionato provinciale allievi Girone Chieti. Oggi scenderanno in campo la Virtus Castelfrentano e la Valle Aventino. Qua abbiamo il blocco dei titolari che partiranno dal primo minuto, mentre qua in fondo si vedono i due portieri Matteo e Domenico e là si vede il gruppo che partirà dalla panchina. Oggi c'è l'esordio, partirà dalla panchina col numero 17 l'ultimo arrivato, il nostro Vladutu Nicolae Christian farà il suo esordio, partirà dalla panchina col numero 17. Abbiamo anche un tifo organizzato dai ragazzi giovanissimi coordinati dal capo ultras Nicolò D'Angelo, che sta predisponendo le postazioni. Sì, oggi? A Piccimufo, appunto. In fondo ci abbiamo i ragazzi della Valle Aventino, giocheranno sicuramente con la loro maglia giallo-verde, mentre noi giocheremo con la maglia bianca con i risvolti giallo-rossi, sarebbe la seconda maglia in dotazione, maglia ufficiale della Virtus Castelfrentano. La formazione che scenderà in campo oggi è numero 1 Matteo Francesco D'Ottavio, numero 2 Alessio Ceroli, numero 3 Andrea Del Bello, numero 4 il capitano Christian Nasuti, numero 5 il nostro Guido Colaizzi, numero 6 abbiamo il nostro Gabriele D'Onofrio, numero 7 abbiamo Lorenzo Cuniberti in arte Pitbull, numero 8 abbiamo Nicola Perrucci, numero 9 abbiamo Riccardo Del Bello, numero 10 abbiamo Michele Daniello, numero 11 abbiamo il gradito rientro dal primo minuto dopo un lungo infortunio di 2 mesi di Teidi Mata, vice capitano. 12esimo, ecco, abbiamo Domenico Castellitti, numero 13 abbiamo Lele Gianleonardo, numero 14 abbiamo Amedeo Nicola Cuniberti, Amedeo Colanero, numero 15 abbiamo Renzo Campitelli in arte Renzetto, numero 16 abbiamo Bartolomeo Cirillo in arte Bartolo, numero 17 abbiamo l'esordio di Nicolai Christian Vladutu e numero 18 abbiamo Marcello Alessandro.
Ecco i nostri ragazzi, la fase di riscaldamento, mister Gabriele ha preparato al meglio la formazione, ha preparato questa settimana i ragazzi che si sono allenati anche sotto zero, con temperature proprio glaciali, in special modo martedì scorso, al campo vecchio. Signore e signori, ci vediamo fra poco quando c'è l'ingresso in campo. Altri qui dopo. Qua abbiamo la Valle Aventino, abbiamo il gruppo di tifosi. Guardiamoci il bacino basso. Sì, signore e signori, a fra poco.